Thank you.
dire che quattro torri d'alluminio si elevano dalle sue mura, fiancheggiando sette porte, dal ponte levatoio a molla che scavalca il fossato, la cui acqua alimenta quattro verdi canali che attraversano la città e la dividono in nove quartieri, ognuno di 300 case e 700 fumaioli. E tenendo conto che le ragazze da marito di ciascun quartiere si sposano con giovani di altri quartieri e le loro famiglie si scambiano le mercanzie che ognuna ha in privativa. Bergamotti, uova di storione, astrolabi, ametiste. Fare calcoli in base a questi dati fino a sapere tutto quello che si vuole della città nel passato, nel presente, nel futuro. Oppure dire, come il cameriere che mi condusse laggiù. Mi arrivai nella prima giovinezza, una mattina. Molta gente andava svelta per le vie del mercato. Le donne avevano bei denti e guardavano dritto negli occhi. Tre soldati sopra un palco suonavano il clarino e dappertutto intorno giravano ruote e sventolavano scritte colorate. Sono tornati a contemplare le distese del deserto e le piste delle carovane. Ma ora so che questa è solo una delle tante vie che mi si aprivano quella mattina.
modi si raggiunge Despina, per nave o per cammello. La città si presenta differente a chi viene da terra e a chi dal mare. Il cameliere che vede spuntare all'orizzonte dell'altipiano i pinnacoli dei grattacieli, le antenne radar, sbattere le maniche a vento bianche e rosse, buttare fumo i fumaioli. Pensa a una nave. Sa che è una città, ma la pensa come un bastimento che lo porti via dal deserto. Un veliero che stia per salpare col vento che già gonfia le vele non ancora slegate. O un vapore con la caldaia che vibra nella carena di ferro. E pensa a tutti i porti. Alle merci d'oltremare che le gru scaricano sui moli. Alle osterie dove equipaggi di diversa bandiera si rompono bottiglie sulla testa. Che avanzano dondolando. Sa che è una città, ma la pensa come un cammello dal cui basto pendono otri e bisacce di frutta candita, vino di datteri, foglie di tabacco. Già si vede in testa una lunga carovana che lo porti via dal deserto del mare, verso oasi di acqua dolce, all'ombra seghettata delle palme, verso palazzi dalle spesse mura di calce, dai cortili di piastrelle su cui ballano scalze le danzatrici e muovono le braccia. Un po' nel velo, un po' fuori dal velo. Deserto a cui si oppone. E così il cameliere e il marinaio vedono Despina, città di confine tra due deserti. Thank you.
verso mezzodì, l'uomo arriva ad Anastasia, città bagnata da canali concentrici e sorvolata da aquiloni. Dovrei ora enumerare le merci che qui si comprano con vantaggio: agata, onice, crisopazio e altre varietà di calcedonio. Lodare, la carne di fagiano dorato che qui si cucina sulla fiamma di legno di ciliegio stagionato e si cosparge con molto origano. Dire delle donne che ho visto fare il bagno nella vasca di un giardino e che talvolta invitano, si racconta, il passeggero a spogliarsi con loro e a rincorrerle nell'acqua. Ma con queste notizie non ti direi la vera essenza della città, perché mentre la descrizione di Anastasia non fa che risvegliare i desideri uno per volta per obbligarti a soffocarli, a chi si trova un mattino in mezzo ad Anastasia, i desideri si risvegliano tutti insieme e ti circondano. La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte. E poiché essa gode tutto quello che tu non godi, a te non resta che abitare questo desiderio ed esserne contento. Tale potere, che ora dicono maligno, ora benigno, a Anastasia, città ingannatrice. Se per 8 ore al giorno tu lavori come tagliatore d'agate, onici, crisopazzi, la tua fatica che dà forma al desiderio prende dal desiderio la sua forma e tu credi di godere per tutta Anastasia mentre non ne sei che lo schiavo. Thank you.
persone che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi immaginano mille cose uno dell'altro, gli incontri che potrebbero avvenire tra loro, le conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno saluta nessuno. Gli sguardi si incrociano per un secondo e poi si sfuggono, cercano altri sguardi, non si fermano. Passa una ragazza che fa girare un parasole appoggiato alla spalla e anche un poco il tondo delle anche. Passa una donna nero vestita che dimostra tutti i suoi anni, con gli occhi inquieti sotto il velo e le labbra tremanti. Passa un gigante tatuato, un uomo giovane coi capelli bianchi, una nana, due gemelle vestite di corallo. Qualcosa corre tra loro, uno scambiarsi di sguardi come linee che collegano una figura a un'altra e disegnano frecce, stelle, triangoli, finché tutte le combinazioni in un attimo sono esaurite e altri personaggi entrano in scena. Un finto cieco con un ghepardo alla catena, una cortigiana con un ventaglio di piume di struzzo, un efebo, una donna cannone. Così, tra chi per caso si trova assieme a ripararsi dalla pioggia sotto un portico, o si accalca sotto un tendone del bazar, o sosta ad ascoltare la banda in piazza, si consumano incontri, seduzioni, amplessi, orge, senza che ci si scambi una parola, senza che ci si sfiori con un dito, quasi senza alzare gli occhi. Una vibrazione lussuriosa muove continuamente Chloe, la più casta delle città. Se uomini e donne cominciassero a vivere i loro effimeri sogni, ogni fantasma diventerebbe una persona con la quale incominciare una storia di inseguimenti, di finzioni, di malintesi, d'urti, d'oppressioni. La giostra delle fantasie si fermerebbe. Thank you.
Dopo 6 giorni e 7 notti, l'uomo arriva a Zobeide, città bianca, ben esposta alla luna, con vie che girano su se stesse come in un gomito. Questo si racconta della sua fondazione. Uomini di nazioni diverse ebbero un sogno uguale. Videro una donna correre di notte per una città sconosciuta. Da dietro, coi capelli lunghi, ed era nuda. Sognarono di inseguirla. Dopo il sogno, andarono cercando quella città. Non la trovarono, ma si trovarono tra loro. Decisero di costruire una città come nel sogno. Nella disposizione delle strade, ognuno rifece il percorso del suo inseguimento. Nel punto in cui aveva perduto le tracce della fuggitiva, ordinò diversamente che nel sogno gli spazi e le mura, in modo che non le potesse più scappare. Questa fu la città di Zobeide in cui si stabilirono, aspettando che una notte si ripetesse quella scena. Nessuno di loro, né nel sogno né da sveglio, vide mai più la donna. Le vie della città erano quelle in cui essi andavano al lavoro tutti i giorni, senza più nessun rapporto con l'inseguimento sognato, che del resto era già dimenticato da tempo. Nuovi uomini arrivarono da altri paesi, avendo avuto un sogno come il loro, e nella città di Zobeide riconoscevano qualcosa delle vie del sogno. E cambiavano di posto a porticati e a scale perché somigliasse di più al cammino della donna inseguita e perché nel punto in cui era sparita non le restasse via di scappo. Arrivati non capivano che cosa attraesse questa gente a Zobeide. In questa brutta città, in questa trappola,
Chiamati a dettare le norme per la fondazione di Perinzia, gli astronomi stabilirono il luogo e il giorno secondo la posizione delle stelle. Tracciarono le linee incrociate del Decumano e del Cardo, orientate l'una come il corso del sole e l'altra come l'asse attorno a cui ruotano i cieli. Divisero la mappa secondo le 12 case dello zodiaco, in modo che ogni tempio e ogni quartiere ricevesse il giusto influsso dalle costellazioni opportune. Fissarono il punto nelle mura in cui aprire le porte, prevedendo che ognuna inquadrasse un'eclisse di luna nei prossimi 1000 anni. Perinzia, assicurarono, avrebbe rispecchiato l'armonia del firmamento, la ragione della natura e la grazia degli dei avrebbero dato forma ai destini degli abitanti. Seguendo con esattezza i calcoli degli astronomi, Perinzia fu edificata. Genti diverse vennero a popolarla. La prima generazione dei nati a Perinzia prese a crescere tra le sue mura e questi, a loro volta, raggiunsero l'età di sposarsi e avere figli. Nelle vie e piazze di Perinzia oggi incontri storpi, nani, non si vede. Urli gutturali si levano dalle cantine e dai granai, dove le famiglie nascondono i figli con 3 teste o con 6 gambe. Si trovano di fronte a una difficile scelta: o ammettere che tutti i loro calcoli sono sbagliati e le loro cifre non riescono a descrivere il cielo, o rivelare che l'ordine degli dei è proprio quello che si rispecchia nella città dei mostri. Thank you.
La gente cammina per le strade torcendosi le mani, impreca ai bambini che piangono, s'appoggia ai parapetti del fiume con le tempie tra i pugni. Alla mattina si sveglia da un brutto sogno e ne comincia un altro. Tra i banconi, dove in ogni momento ci si schiaccia le dita col martello o ci si punge con un ago, o sulle colonne di numeri tutti storti sui registri dei negozianti e dei banchieri, o davanti alle file di bicchieri vuoti sullo zinco delle bettole. Meno male che le teste chine ti risparmiano dagli sguardi torvi. E dentro le case è peggio. E non occorre entrarci per saperlo. D'estate le finestre rintronano di litigi e piatti rotti. Eppure, a Raissa, in ogni momento c'è un bambino che da una finestra ride a un cane che è saltato su una tettoia, per mordere un pezzo di polenta caduto a un muratore che dall'alto dell'impalcatura ha esclamato: gioia mia, lasciami indigere! A una giovane ostessa che solleva un piatto di ragù sotto la pergola, contenta di servirlo all'ombrellaio che festeggia un buon affare. Un parasole di pizzo bianco comprato da una gran dama per pavoneggiarsi alle corse. Innamorata di un ufficiale che le ha sorriso nel saltare l'ultima siepe. Felice lui, ma più felice ancora il suo cavallo che volava sugli ostacoli, vedendo volare in cielo un francolino. Felice uccello liberato dalla gabbia da un pittore. Felice di averlo dipinto piuma per piuma, picchiettato di giallo e di rosso nella miniatura di quella pagina del libro in cui il filosofo dice: anche a Raissa, città triste, corre un filo invisibile che allaccia un essere vivente a un altro. Per un attimo essi disfa, poi torna a tendersi fra punti in movimento, disegnando nuove rapide.